mondo della pesca, mi ha chiesto di intervenire Boscolo Giuseppe, che è un amministratore del mercato orticolo di Brondolo, altro settore importante della nostra città. Siamo l'eccellenza sicuramente della produzione del radicchio rosso di Chioggia, di tanti altri prodotti orticoli, e credo che sicuramente anche questo comparto abbia delle esigenze e bisogno di essere ascoltato sulla specificità anche del nostro territorio. Grazie Lucio, buongiorno a tutti, buongiorno Ministro e candidati. Sì, innanzitutto, prima di essere amministratore unico del mercato e anche presidente del consorzio di tutela radicchio di Chioggia, sono un produttore. Col vento, con le piogge, stamattina il freddo, a tentare a non far perdere il lavoro fatto fino ad oggi. Allora, due cose, me le sono segnate in maniera molto sintetica, Ministro. Poi tra l'altro eravamo a Roma da Mauro Rosati nel convegno di Qualivita, no? Quando è stato presentato poi la ricerca di Ismea, 20 giorni fa, 15 giorni fa. Trasparenza dei processi, soprattutto per quanto riguarda poi i costi di produzione. Perché dico questo? Perché anche in questi giorni, tra un progetto nave per individuare situazioni, diciamo, pericolose di schiavitù, ed è stato fatto riferimento proprio su articoli di stampa, anche il nostro territorio di Chioggia, dove sono stati individuati delle situazioni di sfruttamento, diciamo. Si parla di caporalato al sud, si parla di cooperative al nord, è un'altra forma di caporalato poi alla fine, gestite molto spesso da extracomunitari. Chi paga INPS, chi paga la previdenza, ci sono aziende che adesso si vedono, come dire, coinvolte in questi pagamenti. Io però do un taglio diverso a questo. Chi utilizza queste forme ovviamente fa una concorrenza sleale verso le aziende che invece sono a posto. E allora come si può sconfiggere diciamo economicamente questo? Partendo da un dato, che è la certificazione di un ente terzo, meglio del Ministero, del costo di produzione. È stato fatto per il latte sulla questione, no? Che c'era i 35 centesimi in stalla e poi tutto quello che è susseguito. Il costo di produzione certificato garantirebbe che chi fa contratti a meno soldi di quello che viene certificato, e là mandiamo Guardia di Finanza, INPS, Carabinieri, facciamo chiudere quelle aziende, perché sono il vettore di una crisi strisciante del settore ortofrutticolo, vale per radicchio e vale anche per tutti gli altri prodotti. Bisogna debellare questo, bisogna sradicare. Seconda questione, la conoscenza per elaborare, la conoscenza come elemento di base. Ismea dà dei dati, 2,5 milioni di radicchio prodotto in Italia, dei radicchi, 1,250 radicchio tondo, che è Chioggia, e di questo 1,250 750.000 quintali in Veneto, 600.000 nei 10 comuni dell'area di produzione. Dati Ispea, difficilmente reali, però li prendiamo per buoni. Cosa bisognerebbe dare come strumento? Beh, costituiamo un catasto, un'anagrafe dei radicchi. Tra l'altro il comitato radicchio dell'organismo interprofessionale, che ha sede qua in Veneto a Zero Branco, perché ovviamente i radicchi a indicazione geografica sono i radicchi veneti, i 5 IGP, ci è stato dato, come dire, la possibilità di non venire a Roma per trovarci quando siamo tutti quanti attorno a Treviso. E quindi ci siamo trovati, anche l'altro giorno abbiamo riproposto, prima non c'erano i decreti attuativi, adesso ci sono, che l'organismo interprofessionale abbia delle opportunità, anche per fare campagne promozionali come Spagna e Francia fa,
e abbiamo proposto, riproposto, che venga preso visione di questa possibilità di avere un catasto nazionale. Ogni volta si parla di crisi e si affrontano le crisi. Ricordo la mucca pazza, è stato fatto il catasto a Teramo. Il settore vitivinicolo ha dovuto subire il metanolo, le morti, per poi regolamentarsi. Ecco, anche questa fetta di prodotto ha bisogno di conoscenza, poi per elaborare dati certi. Non sappiamo quanto prodotto importiamo. Adesso c'è una nuova frontiera, la Polonia, i paesi dell'est europeo. Io sfido chiunque qua a trovare una cassetta di radicchio con scritto. Allora, qual è la regola? Che un prodotto che viene grezzo in Italia, lavorato, diventa italiano? Bisogna eliminare questo. Io non parlo di dazi, io parlo di regole. E questo non l'abbiamo ancora affrontato e pienamente risolto. Mercati, proprio ieri c'era un articolo su Fresh Plaza del presidente di Fedagro, Valentino Di Pisa, che dice che la politica non parla di mercati. In questa campagna elettorale si parla di tutt'altra cosa, ma non si parla di mercati, e ci sono mercati in crisi, mercati grossi tipo Napoli, tipo Milano e quant'altro. Noi abbiamo un mercato alla produzione, non è come dire, grosso, però accentra delle situazioni particolari territoriali. È molto vicino al mercato di Padova, che ha subito un grosso danno per l'embargo con la Russia. L'ha superato perché è gestito in maniera diretta, diciamo, dai grossisti. Molti mercati invece sono, come dire, politicizzati nella gestione. Il nostro piccolo mercato finalmente ha una gestione con maggioranza privata. Qua c'è un altro ragionamento da fare. Intanto che non ci sono risorse per i mercati e va posto rimedio in questo. Ma soprattutto in un'ottica di filiera, di sistema, e l'ottica di sistema e di filiera porta a una riduzione dei mercati. Ogni campanile qua ha un mercato, quindi bisogna creare una condizione, come si fa anche con i comuni, no? Diamo un incentivo perché ci sia un'aggregazione. In un sistema globale noi abbiamo due mercati nell'area a indicazione geografica, quello di Rosolina e quello di Chioggia, uno governato dalla Camera di Commercio e un altro di proprietà comunale, che potrebbero diventare uno. Bisogna aiutare a far diventare uno, perché ovviamente ci sono delle maestranze che vanno aiutate, perché poi le fusioni non possono essere una sommatoria di due soggetti, bisogna creare delle condizioni. E io credo che una politica legata ai mercati finalmente vada ripresa, se c'è stata prima. Ecco, noi abbiamo le leggi che parlano di 30-40 anni fa, è cambiato il mondo in questo contesto. Grazie.